Allora, siamo con un nuovo volto della Mandovolle, cioè formazione Sant'Edresina che si è appresa al campionato di Serie B1. Allora, siamo con Chiara Albano, una leccese doc che ha scelto la maglia siciliana della Mandovolle. Presente, chi è Chiara Albano? Allora, Chiara Albano. Chiara Albano è una ragazza che gioca a pallavolo da quando era piccolina, ha iniziato per puro divertimento vicino a casa e poi pian piano è diventata sempre più una passione. E quest'anno ho deciso di tornare in Sicilia, nonostante ci fossi già stata qualche anno fa, perché è sempre stata una terra calorosa e mi ha sempre accolta bene. E da parte della società c'è stata sin dal primo momento disponibilità e calore. E ho deciso appunto di venire qui proprio per questo. Il tuo ruolo? Sono una centrale. Quindi punti a togliere il posto a qualcuno in modo particolare? No, perché dovrei, no, assolutamente. Punto a divertirmi, quello sì, sempre. Ecco, tu sei una ragazza giovane che diciamo che la Mandovolle ha sposato in questa stagione, che è un campionato di assestamento alla linea giovanile. Cioè, secondo te quali sono gli ingredienti per affinché la Mandovolle faccia un buon campionato? Beh, sicuramente lavorare tanto in palestra e impegnarsi ogni giorno. E poi mettere in pratica quello per cui ci si è allenati anche durante le partite, senza mai dimenticarsi che se pur sempre un gioco bisogna divertirsi, altrimenti le partite non sono come dovrebbero essere, ci sono anche il divertimento. Ma tu sei giovane, ma tu pensavi un giorno di venire a giocare a Santa Teresa? No, è stato inaspettato, diciamo, è stata una scelta inaspettata. Ovviamente tu già conoscevi l'ambiente Sant'Edresino. Mi hanno sempre parlato bene, quindi sono venuta diciamo tranquillamente. Tu sai che il pallabucolo è un punto espugnabile per le squadre avversarie, sarà anche così quest'anno? Per i tifosi, sì, certo. Sarà pieno di tifosi, mi hanno detto, quindi sono molto contenta perché ci daranno la carica giusta per affrontare le partite. Tu quando scendi sul parquet hai qualcosa di c'è qualche... Fai qualche scaramanzia in modo particolare? No, non ho qualcosa in particolare che faccio, l'unico diciamo amuleto che ho è il numero a cui sono legata da quando ho iniziato a giocare, ho sempre avuto il numero 9, è stato un portafortuna sin da sempre. Okay. Gli obiettivi della Mandovolle, cioè quest'anno si punta a una salvezza tranquilla, tu sei anche d'accordo oppure vedendo questi 10 giorni di preparazione ce la Mandovolle potrebbe essere la sorpresa del campionato? Beh, visto anche le corazzate che ci sono. Beh, potremmo fare di tutto, c'è solo da vederlo durante il campionato. Con il lavoro potremmo riuscire a fare molto di più. Diciamo che le altre sono tutte corazzate, per esempio vediamo Cerignola, Fiamma Torres, Aragona, tutti i giocatori scendono dalla Serie A2, però non so se poi si caleranno nel clima del campionato. La mando al gruppo. A volte la grinta ripaga più dell'esperienza, ed è un dato di fatto. Una promessa che vuoi fare ai tifosi di Santa Teresa arrivati? Beh, che di certo mi sentiranno urlare durante le partite, quello è sicuro. Ma... che li faremo divertire, quello. Ma ti ha convinto di più il presidente Lama o il mister? Beh, entrambi, sinceramente. Anche Donino stesso mi ha convinta, è stato il primo che ho conosciuto della società, mi ha convinta anche lui a venire. Va bene, io ti auguro buon campionato. Due persone, mi lo fare. Fai tranquilla. Ci tengo a salutare il mio mister dell'anno scorso, che diciamo che è stato un punto fondamentale anche per poter venire qui, perché mi ha fatto crescere tanto. E la seconda persona? E saluto il mio ragazzo che sta tanto lontano. E che non e come si chiama questo ragazzo? E quando verrà qui a vederti a giocare? Il ragazzo sta lontano, però lo saluto perché non lo Quindi posso, noi lo allora con Pontino Cecordaro ci dobbiamo organizzare per farlo venire qui e farti una sorpresa. Magari. Così a fine partita festeggiare la vittoria a Dell'Amando e l'abbraccio al tuo ragazzo. Certo. Una promessa che dobbiamo rivolgere a... Va bene, ci sto. Ok?